Persone muoiono sul lavoro, ne abbiamo parlato proprio in questi giorni, tante hanno la vita sconvolta per sempre da un infortunio. A Genova l'Associazione degli Invalidi sul Lavoro ha denunciato l'assenza del governo e ha annunciato mobilitazioni. Sentiamo l'inviata Carmen Santoro. Ho alzato la mano in un macchinario in fabbrica che mi è scivolato il nastro, mi ha preso la mano, mi si è incastrato. Ho fatto quattro interventi, ho fatto le terapie, l'ho recuperata, non completamente, non come prima. Marcella faceva l'operaia generica in fabbrica, 11 anni fa ha rischiato di perdere una mano. Adesso ha un altro lavoro e in fondo si considera fortunata. A volte le cose vanno peggio, nel sommerso soprattutto. Qui la racconta un'attrice, ma la storia è accaduta davvero una settimana fa a Napoli. Una brutta storia che è la punta dell'iceberg di una vera emergenza. Ogni giorno in Italia quattro persone perdono la vita in fabbrica, nei cantieri, in campagna. Oltre ai morti e ai feriti, 1 milione di incidenti l'anno scorso, tanti i casi di malattie professionali. I controlli funzionano relativamente perché c'è una concorrenza e una ripartizione di competenze tra INAIL e ASL che andrebbe invece razionalizzata, ispettorato, razionalizzata. L'assenza di persone, quale il ministro del lavoro, a questa nostra giornata dimostra questa insensibilità ai problemi di prevenzione e sicurezza, alle troppe morti che nel mondo del lavoro oggi vengono ancora annoverate in Italia. Contro l'inerzia del governo, l'associazione annuncia mobilitazioni con sit-in sotto i ministeri.